anche gli impegni di coppa, squadre che hanno giocato appena 3 giorni fa. Intanto il Mazzara riconquista palla con El Amraoui sulla tre quarti. Di Giorgio in avanti a cercare Pavisic, sponda di testa da parte del numero 9 che mette in moto Maiorano. Maiorano prova a lanciare Bellanca che entra in area, arriva l'uscita di Pizzolato. Per un attimo Guaiana si gira, Guaiana punta l'area avversaria, Guaiana lascia partire il destro del portiere avversario. Adesso lancia in avanti dell'Akragas, sembra essersi accesa all'improvviso la partita. Bellanca prova il tiro, Zara, Akragas ancora in possesso di palla, Strano prova a mettere in mezzo, palla troppo all'indirizzo di Pizzolato, Abate, arriva anche Guaiana a difendere il pallone, Guaiana poi prova a mettere in mezzo dalla destra, palla però troppo su Aruscia che è l'out di destra. Leonardi poi prova a mettere in mezzo dove c'è Pavisic tutto solo, stoppa di petto il numero 9. Tarantino prova a mettere in mezzo per Pavisic che si gira e arriva l'intervento di Di Peri con il braccio alto e l'arbitro comanda un calcio di rigore. Fischio dell'arbitro, parte Pavisic e si sblocca la partita al 42esimo. Rinvio basso, Pijuca al limite dell'area per Bellanca, mette in mezzo Pijuca, palla che termina incredibilmente al lato, il pallone Federico la riceve la palla, adesso l'Akragas riconquista però la sfera in fase offensiva, Maiorano trova Bellanca che entra in area, parte Federico, solo una finta, El Amraoui mette in mezzo nella zona dove salta più in alto di tutti Punzi che lamenta un tocco di mano da parte di un avversario. A sinistra Zerillo che lancia in avanti per Guaiana, lancio stavolta è preciso, Guaiana mette giù il pallone ed entra in area superando Di Giorgio, Guaiana mette in mezzo, la palla arriva a Matos che prolunga, Abate poi non riesce nel tapin, allontana la difesa dell'Akragas. Mira sulla sfera, calcio d'angolo battuto adesso, c'è Pavisic a lasciare Pizzolato a vuoto e stavolta al minuto numero 67 l'Akragas si porta sul 2-0. Fallo laterale. Palla adesso messa in mezzo, Federico prova ad accentrarsi e a servire in avanti Guaiana che però è pescato in posizione irregolare, ma arriva anche alla chiusura del portiere dell'Akragas Aruscia a bloccare il pallone. Serve per Finessi che non è in posizione irregolare secondo l'arbitro, poi palla in mezzo per Tormina che prova la girata di sinistro, Mazzara, Federico alza un campanilo, poi Matos vince un duello, attenzione Abate, entra in area Abate e poi col sinistro svirgola Bace in avanti per Guaiana in posizione irregolare, Guaiana mette a terra il pallone, arriva però la segnalazione di fuori gioco da parte dell'assistente, era sembrato tutto regolare da qui. Genesio prova a guadagnare metri, a cercare qualche varco, mette in mezzo per Guaiana, poi Matos non riesce a intervenire di testa nessuno dei due. Finessi finisce qui però l'incontro, triplice fischio dell'arbitro.